Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi i prodotti terminati del periodo, che sono tanti. Scusate se ultimamente non sono così presente sul canale, ma si sta avvicinando l'esame di maturità e il serale dove vado io è peggio del diurno e quindi ci stanno riempendo di interrogazioni e compiti. Allora, come al solito, giù nell'info box trovate i link dei prodotti che vi mostro con prezzi, inci e dove trovarli, così avete tutto. Allora, parto dal sapone per le mani, questo qua della Sien, certificato Ecolabel, questo qua è quello London, sono 500 ml di prodotto e erano presenti tre versioni, London, Amsterdam e New York, mi sembra. Allora, io adesso sto utilizzando Amsterdam. London, devo dire che mi è piaciuto come sapone, ma non mi è piaciuta la profumazione, perché è maschile, ma sa un po' di quelle profumazioni tipo per le macchine. Quindi la profumazione non mi ha fatto impazzire. A livello di sapone è buono, lava bene, rimane delicato, non fa tantissimissima schiuma, però comunque un po' di schiuma la fa e non va a seccare le mani. Costa pochissimo per mezzo litro di prodotto, ve lo consiglio. Casomai, ecco, in un'altra profumazione. Amsterdam, ad esempio, è una profumazione che a me piace moltissimo, però la profumazione è un po' soggettiva. E era una linea limitata, ma io l'ho vista almeno un paio di volte o tre volte. Poi, altro prodotto terminato è il gel doccia della Yves Rocher, questo qua magnolia e tè bianco. Aveva una buona profumazione, fiorita, delicata, fa una buona schiuma. Io comunque, come al solito, utilizzo sempre le spugne in retina, quindi quelle fanno fare schiuma a qualsiasi cosa, non va a seccare la pelle, lava bene, c'è ancora una goccina, ci metterò all'acqua e poi lo utilizzerò per lavare le mani. Un buon prodotto, ne ho diversi di questi qua della Yves Rocher, diciamo che più o meno sono tutti buoni, cambiano solamente le profumazioni, comunque non male. Ho terminato questo qua, che è un mi sembra, ora qua è scritto tutto in tedesco, comunque di Alverde, l'avevo preso in un set, vi lascio il link del video dove vi mostravo il set, dove ve ne parlavo. Comunque questo qua era indicato come olio doccia, in realtà è una crema, sembra proprio un fluido per il corpo, pari pari una crema, non fa per niente schiuma, né con la spugna né con l'acqua, non fa schiuma, è semplicemente una crema. Quindi, se siete abituati a prodotti che fanno molta schiuma, questo sicuramente vi dà la sensazione di non aver lavato niente. La profumazione è molto, molto gradevole, è uguale in tutta la linea, veramente molto molto buona. L'unica cosa è che 150 ml per questo tipo di prodotto finiscono in fretta, perché si tende un po' a abbondare con questo tipo di prodotto e quindi io, per farlo durare un po' di più, lo utilizzavo solamente in alcune zone del corpo dove avevo la pelle più secca. Sicuramente non va a seccare la pelle e sicuramente è adatto per chi ha una pelle sensibile o comunque molto delicata, però ecco, per me è un nì. Poi, un prodotto che per me è stato un no è il detergente intimo Lactacid, protezione e sollievo, detergente intimo per pelli irritate. Mi ha fatto venire un prurito insopportabile, non solo quando lo utilizzavo, ma proprio anche durante la giornata. È iniziato questo prurito quando ho iniziato a utilizzare questo, l'ho messo da parte, ho iniziato a utilizzare altro e è passato il prurito, quindi per me assolutamente no. Poi ho terminato uno shampoo, questo qua è lo shampoo della Yves Rocher Volume. Adesso hanno packaging diversi e forse anche inci diversi. Comunque io di questo tipo di shampoo l'ho utilizzato svariate volte, è uno shampoo che a me piace. Ha una buona profumazione fiorita, lava bene i capelli, non li secca, non irrita il cuoio capelluto, li lascia puliti a lungo, fa una buona schiuma e devo dire che io con gli shampoo della Yves Rocher mi trovo sempre bene. Quindi ora non so come sono quelli nuovi perché non li ho ancora provati, però questi qua, quelli vecchi, diciamo, a me piacevano moltissimo. Poi, terminato un altro gel doccia, questo qua è un doccia crema al latte d'asino della Subio Ethique. Lo avevo acquistato perché avevo provato il campioncino e mi era piaciuto un sacco. Ho fatto anche un video relativo agli acquisti dal campioncino alla full size, vi lascio il link anche di quel video. È un prodotto veramente molto buono, ha
Una buonissima profumazione delicata è una crema che però a contatto con l'acqua fa schiuma. Io comunque utilizzo, ripeto, la spugna in retina e quindi non so se è per via della spugna oppure no. Comunque faceva schiuma, lavava molto bene la pelle, ma rimaneva super 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 delicato, non l'andava a seccare, non l'andava a irritare, quindi un prodotto veramente molto buono. Ci sono vari formati di questa crema doccia e anche varie tipologie, non c'è solo il latte d'asino, quindi io questo ve lo consiglio, soprattutto per chi ha una pelle secca, sensibile, delicata. Questo ve lo consiglio, veramente mi è piaciuto tanto. Ho terminato il body scrub di Organic Shop, questo qua alla rosa. Questo era salino, non era zuccherino, e devo dire che gli scrub di Organic Shop a me piacciono moltissimo, li ho provati quasi tutti, ma sento la differenza tra quelli con lo zucchero e quelli con il sale, perché secondo me questi qua con il sale scrubbano un po' di più. Comunque, buonissimo, lo utilizzavo o su pelle leggermente umida oppure anche sulla pelle asciutta se volevo proprio uno scrub bello potente. È un buon prodotto, ne basta comunque poco. La profumazione è delicata, costano poco e quindi questi ve li straconsiglio. Altro sapone intimo terminato, il Neutromed, quello delicatezza. Questo a me è piaciuto, me l'ero portato da casa mia qua perché era già iniziato, non è la prima volta che lo acquisto. Con questi detergenti intimi io mi trovo sempre bene e costano anche poco perché mi sembra costino 1 euro, quindi sono super consigliati. Poi ho terminato due detergenti per il viso. Uno è quello detergente riequilibrante Camomilla Ribes Viso Corpo Baby di Quanticlisium. Anche qua ci sono vari formati di questo detergente. Io l'ho utilizzato solamente per il viso, ma può essere utilizzato per il corpo e anche per i bambini. Mi sembra anche per i capelli addirittura. Comunque a me è piaciuto moltissimo, ha una buona profumazione, delicata, si sente un po' la camomilla. È molto delicato sulla pelle, ma allo stesso tempo effettivamente è riequilibrante, non va a sgrassare, ma comunque va a pulire la pelle dalle impurità. Però ripeto, rimane delicato, non secca la pelle, la lascia bella morbida, la va anche leggermente a lenire. È un buon prodotto, a me è piaciuto e vorrei acquistare la taglia un pochino più grande per provarlo anche sul corpo e sui capelli. Questa era una taglia da 75 ml e quindi ho preferito utilizzarla solamente per il viso. Comunque i prodotti Quanticlisium a me piacciono sempre molto. L'altro detergente per il viso è questo di Farma Officina della linea Carbone. Questo è detergente purificante viso e mani. L'ho utilizzato solamente per il viso, non è nero, è un gel giallino trasparente, abbastanza denso, che fa molta schiuma. È un buon prodotto, lava bene, non brucia gli occhi, non secca la pelle, non la irrita, però questo, a differenza dell'altro, non lo consiglio. La profumazione non ha niente di che. Questo, a differenza dell'altro, non lo consiglio per chi ha una pelle secca o sensibile, perché questo comunque sì, non è super sgrassante, non va a seccare eccessivamente la pelle, però comunque lo trovo più adatto per pelli miste o normali o grasse, insomma, perché comunque è purificante e si sente un po' l'azione purificante rispetto a quest'altro. Questo è un po' più strong, quindi a una pelle secca non andrebbe bene. Comunque a me è piaciuto moltissimo, l'ho utilizzato con molto piacere e tra l'altro mi è durato una vita, quindi un ottimo prodotto. Questa linea, questa marca si trova d'attività. Poi ho terminato due dentifrici, uno è il Dentodent, questo qua è quello alle erbe, 99 centesimi, 125 ml. A me questo dentifricio è piaciuto moltissimo. In realtà mi piacciono tutti quelli Dentodent, però questo alle erbe come sapore mi è piaciuto di più. A mia sorella ha fatto schifo questo sapore proprio, a me invece è piaciuto un sacco. Lascia l'alito fresco, i denti belli puliti, lava bene, non è una menta, si sente un pochino la menta, ma non è una menta di quelle forti, perché a me non piacciono i dentifrici alla menta forte. Veramente buono, penso di riacquistarlo. Altro dentifricio è una mini taglia di Sensodyne che mi ha dato il dentista perché mi facevano malissimo i denti, come se avessi delle carie quando mangiavo le cose
dolci, in realtà non ho cari, ho solamente denti sensibili, mi ha dato da provare questo dentifricio, non male, buono, lava bene i denti, alito fresco. Per quanto riguarda la sensibilità dei denti, non ho visto sinceramente dei miglioramenti. Poi ho terminato questo gel per le mani Cuticura, che però non si trova in Italia, almeno credo. Me l'ha portato una mia amica da Londra, me l'ha spedito ai tempi dell'inizio del virus, quando ancora non si trovavano più i gel igienizzanti. Lei mi mandò questo da Londra, buonissimo perché sa tipo di fragola. Di frutta, ma non è stucchevole, non andava a appiccicare, veramente buono. Se per caso lo trovate, questo ve lo consiglio. Poi ho terminato una mini taglia di crema per il corpo della Yves Rocher. Questa qua è quella Nutrimento, vediamo se c'è scritto magari in italiano: latte nutriente per pelli molto secche. Allora, è un fluido molto leggero, non è nutriente, non è adatto a pelli molto secche, è adatto a pelli normali oppure nel periodo estivo oppure in quei momenti in cui siamo molto di fretta e si vuole far veloce. Si assorbe in fretta, è facilissimo da spalmare perché appunto è molto fluida, non appiccica, non unge, ma non va a nutrire, dà solamente una leggera idratazione. Una cosa che non c'entra con il beauty sono questi cerotti Stop Doll che io trovo al DM, ma si trovano anche da qualche altra parte, perché io li acquistavo anche prima del DM, ma non ricordo dove, forse o al Penny o alla Lidl, non ricordo. Comunque, questo qua è quello con arnica e artiglio del diavolo. Non sono prodotti medici e non sono cerotti che scaldano. Io mi trovo veramente molto molto bene perché non mi danno un sollievo per 24 ore come c'è scritto, però quando io soffro molto di cervicale, mi fanno male anche le spalle e mi fanno questo dolore mi fa venire delle nevralgie. Nei momenti di dolore acuto io applico il cerotto e per 3-4 ore io non sento più dolore, quindi per me questi sono la salvezza. Se li trovate prendeteli perché sono veramente ottimi, in più sono, dovrebbero essere almeno abbastanza naturali, quindi ottimi, ve li segnalo appunto anche se non sono un prodotto cosmetico. Ultima cosa, questo campioncino di detergente Yop alla rosmarino e boh, e questa cosa che non so cosa sia. Bosvella, Bosveglia. Comunque questi detergenti Yop sono tutti identici, cambiano la profumazione, fanno pochissima schiuma, quasi niente, profumazioni buone, packaging molto carino, però ecco, non mi fanno impazzire. Io ho provato anche tre, mi sembra tre vari detergenti in full size di questa marca, non mi hanno fatto impazzire più di tanto perché non mi danno la sensazione di lavare. Sono comunque ottimi nel senso che sono molto delicati sulla pelle, quindi sono adatti per chi ha una pelle sensibile o anche alla pelle dei bambini. Però per me no, sono senza Sless, PEG, SLS, ma no. Bene, quindi questi erano i prodotti che ho terminato in questo periodo. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!